È giunta al termine la quarta edizione del premio Mercurio d'Argento, creato per sottolineare l'importanza della composizione musicale nella quotidianità, sia essa legata a film, a spot pubblicitari o videogames. Il premio, promosso dal Comune di Massa con il patrocinio dell'Associazione Compositori Musiche da Film, si è svolto in 3 giornate di workshop formativi con importanti compositori, dibattiti e appuntamenti musicali in Piazza Aranci, dedicati quest'anno a Morricone, Mogol ed Henry Mancini. Una 6ª edizione del premio Mercurio d'Argento, veramente all'insegna di grande musica, di grandi manifestazioni, di grande partecipazione. Il premio, che ricordo, è destinato a giovani talenti della musica, giovani talenti che si esprimono attraverso un concorso dove devono comporre una musica proprio su un brano, su un filmato che viene predisposto da un'apposita giuria. Un festival sempre più noto, il Festival Premio Mercurio d'Argento, Festival Musica per l'Immagine. Nella serata conclusiva, che ha visto esibire sul palco l'ensemble strumentale dell'Orchestra Italiana del Cinema, il maestro Marco Tiso e il cantante Walter Ricci, in occasione dell'Henry Mancini Celebration, è avvenuta anche la premiazione di Pietro Matteoli, vincitore del concorso riservato ai compositori emergenti con la prestigiosa statuetta del Mercurio, alla presenza dell'attrice e conduttrice Gaia De Laurentiis, madrina del premio Mercurio d'Argento, uno degli ultimi dei tanti eventi organizzati dall'amministrazione comunale di Massa. Questa serata del premio Mercurio d'Argento corrono un'estate veramente all'insegna del grande successo di pubblico, di grandi esibizioni, un'estate veramente che è andata sempre meglio.